una volta il bel paese. Oggi c'è una penisola costellata da piccoli e grandi scempi ambientali che mettono a rischio la vita dei suoi abitanti. Se Casale Monferrato è divenuto il simbolo dell'impunità di chi inquina, questo è il frutto di una gravissima carenza di diritto. La stragrande maggioranza dei processi intentati da, diciamo, tutti quei procuratori abbastanza meritevoli di impegno rischiano una prescrizione. Perché non esiste un diritto penale dell'ambiente che dia sostegno all'accusa dentro i processi? Senza uno specifico reato di disastro ambientale, gli inquinatori la faranno franca e tanti cittadini resteranno senza giustizia. Ad esempio a Bussi sul Tirino, in Abruzzo, qui per decenni una discarica abusiva di rifiuti chimici ha avvelenato le falde acquifere della zona, costringendo più di 700.000 persone a bere acqua contaminata. Oggi in Corte d'Assise a Chieti una nuova udienza del processo che vede alla sbarra 19 dirigenti della ex Montedison. O a Vado Ligure, dove sono in corso le indagini sull'inquinamento causato dalla centrale elettrica a carbone Tirreno Power. A marzo sono stati posti i sigilli all'impianto, accusato di aver procurato la morte di circa 440 persone fra il 2000 e il 2007 e migliaia di ricoveri di adulti e bambini per malattie respiratorie e cardiovascolari. Poi c'è Porto Tolle, in Veneto. Qui una sentenza ha condannato gli ex amministratori delegati della centrale termoelettrica Enel per un disastro ambientale doloso dovuto alle emissioni di scarico che ammonterebbe a oltre 3 miliardi e mezzo di danni, ma siamo solo al primo grado. A Taranto oggi, nel giorno dell'udienza preliminare del procedimento a carico dell'Ilva, viene registrato un picco della presenza di gas inquinanti nell'aria. Mentre nella Terra dei Fuochi continuano le mappature dei siti tossici che infestano 57 comuni e quasi 2 milioni e mezzo di abitanti tra il napoletano e il casertano. Intanto, da febbraio langue inspiegabilmente al Senato un testo di legge già approvato alla Camera che potrebbe dare nuovi e più efficaci strumenti giuridici. Anche se tutto ciò non può bastare. L'aspetto normativo è importante, ma altrettanto, ancora prima che di quello normativo, ci vogliono sicuramente politiche industriali diverse, ci vuole una politica economica diversa che in qualche modo sostenga tutti i processi che vanno verso l'innovazione e la sostenibilità. Quando arrivano i magistrati, quando arrivano gli inquinanti è già troppo tardi, i danni sono già stati commessi.